Buongiorno ragazzi. Allora, Antonella se n'è già andata su a fare il secondo giorno di congresso ufologico. Io faccio colazione e poi forse mi vedo con un nuovo amico che è venuto qua ieri a trovarmi. Dopo ci sentiamo via WhatsApp e mi fa un po' da guida qui nella zona. Ci vediamo dopo. Questa volta non siamo troppo soli, guardate. Ci sono un po' di camper intorno. Questo addirittura mi si è attaccato vicino vicino, olandese. Vabbè, la giornata non è niente male, anche oggi è bello, dai. Ragazzi, sto andando ancora su a San Marino perché tanto Antonella c'ha il corso fino alle 7 di sera. Wow, che salita! E Marco, col mio amico che vi dicevo prima, viene il pomeriggio. Poi dovremmo andare a visitare San Leo e poi non lo so, fare la guida guida. Vediamo se c'è qualche altro posticino da vedere. Ragazzi, è arrivato Marco, anche lui ha un Porsche, il nuovo di pacca, però più bello del mio. No, Guarda, mitico. targato G, no, targa non si fa vedere. Bello, complimenti, adesso me lo fai vedere. Volentieri. Ragazzi, stiamo andando a San Leo, siamo quasi arrivati, almeno credo, siamo quasi Sì, arrivati. manca poco. Manca poco. Ma quella montagna lì, pazzesco. Dai che siamo arrivati a San Leo. Forte. Non sei mai stato a San Leo? Che spettacolo, no, Bello. sono mai stato a San Leo. Ragazzi, Marco dice che per salire c'è la ferrata. Ah, sì, eh? No, prima devo bere il cappello prima di salire. Questa è l'entrata, penso. Infatti adesso l'hanno fatta 900, due cilindri. Carino, quasi mi trasferisco qua. Adesso proveremo ad andare su al castello, Vediamo se ce la faccio. C'è un po' di... È un po' chiara così. Come si chiama il castello, sai? Non Castello di so. San Leo. Bello, i cannoni, guardate qua. Quello di Cagliostro. Bellissimo. Ragazzi, è proprio bello questo paesino, se passate di qua venite a visitarlo. Anche ieri quando sono andato su a... Non è che ci puoi mettere... Oh, Marco dice che qua si mangia bene, almeno una volta sì, adesso... Non ci Adesso non prendiamo la mangiava più, responsabilità una noi, volta eh. si mangiava bene. Stiamo andando a Verucchio, il paese di Marco, che mi ha detto che c'è da vedere. È uno dei borghi più belli d'Italia, credo. Ah, wow. È la classica. Dai, vediamo un po' il paese di Marco com'è. Dopo Oh, sei ma devi brutto, far da dopo sei Cicerone. brutto e date la Devi far colpa. da Cicerone, Marco. Ah, io qui si può fare da Cicerone. Vineria non manca. Se ti volete ubriacare, ragazzi, qua c'è la vineria. Wow, ragazzi, c'è addirittura il cartello panorama sul mare. Dritto noi? Noi andiamo dritto.
ragazzi, non so se si vede il mare, comunque a occhio nudo si vede. Si vedono anche le barchette. Allora, rimini quel grattacielo là Sì, davanti, c'è giusto? anche la ruota panoramica. Ma sai dove c'è il... Ragazzi, c'è la festa. Non so che festa sia, però c'è la festa. Che festa è? Non lo sai neanche te. Non lo sa neanche Marco che festa è. Hanno deciso stamattina di fare la festa. Guardate cosa c'è qua. E Marco se ne va. Ok, ragazzi, adesso io scarico l'acqua, aspetto l'Antonella. Qui si è svuotato il parcheggio, eh? Avete notato? Prima era pieno, adesso si è svuotato completamente. Ragazzi, qua prima era pieno, pieno di camper, pieno. Sono rimasti tre camper lì nell'angolo e basta. Antonellina, sono le 7:30 e già Sono arrivata stamattina lei. alle 9 che sei al Buon congresso. dia, Emanuele. Allora, com'è andata? Bene, bene. C'è anche Luisa Elizondo. Luisa Ah, Elizondo, sì. quello che ho visto ieri. Sì. Bello, interessante, stanchissima. Immagino. Dai, mangiamo un po' di pappa, facciamo il risotto. Sì. Ok, dai. E Sì, ho mangiato una piadina. poi ci spostiamo a Cesenatico. Buon appetito, Anto. Grazie. Ma che bel risottino che ha fatto l'Anto. Buono. Buono, non ho ancora capito che gusto è, però. Fa niente, mangio Che stai zitto. cos'è il Radicchio e speck. radicchio speck? Buono, buon appetito. Buongiorno, Anto. Buongiorno. Allora, siamo arrivati a Cesenatico nell'area sosta dell'anno scorso. E Area dice: sosta peligro. una giornata bellissima, guardate un po'. Stava dicendo l'Antonella che hanno sistemato tutti i giochi. Il tavolo lì l'hanno messo a posto, che l'anno scorso era tutto rotto. Poi ha sistemato i giochi. Dove sono i giochi, Anto? Hanno sistemato i tavoli che l'anno scorso erano tutti scrauti, hanno messo a posto i giochi dei bambini che sono là all'entrata. Mi sembra molto più pulito. E vabbè, l'anno scorso era finita la stagione, probabilmente non c'è stata, l'avevano lasciata un po' così. Però carina, è piena di camper, quando siamo È arrivati l'anno pieno, scorso l'anno c'erano solo scorso non noi. c'era nessuno, però era a fine settembre. infatti. Cioè, ragazzi, ha fatto colazione l'Antonella peggio di mia Ma l'ha già nipote pulito, eh! Ilaria, Guarda che e infarto che ha già c'ho io! pulito, guardate qua, peggio dei bambini. La nostra aspirapolvere del Lidl qua è troppo forte, oh. Funziona che una meraviglia, ragazzi, tira su tutto. È una potenza. Guardate che affarino, e tira su tutto, anche per terra. Bestiale. Con due pile a due pile a. Sai che c'è? Il Potutore. mio tutore del polso? Sì. Ancora lì? Ah, poi portalo su tanto. Sì. Infatti. Mi fa sempre un po' male sto polso qua, non guarisce più. Ieri sera era piena l'area sosta, adesso già un po' di camper sono andati via. Guardate là che mezzo che c'è. Il fratello di Valentino in versione moderna. Che spettacolo, ragazzi. Guardate la differenza tra il camion e il camper. Che il camper non è piccolo, eh. Guardate che bestia. Comunque, come diceva Antonella, questa qui è l'area sosta dove siamo venuti l'anno scorso, che era fine settembre, eravamo praticamente da soli. Ah, volevo dirvi, ragazzi, comunque, ieri ho passato un bel pomeriggio insieme al mio iscritto Marco, che mi ha portato a visitare San Leo e il suo paesino, che è proprio carino. Ci rivedremo presto, Marco. Ciao! Guardate l'Anto, mi porta pure il caffè. Ma che Troppo brava brava, grazie. con te, io non te lo Anche il merito. caffè mi porti, no? Vabbè. Difatti ieri mi sei mancata tanto, Anto, quando Lo sono andata al so, lo so. congresso. Io ero lì che Senza l'Antonellina sono perso. studiavo sugli UFO, la paleo, la paleofologia.
i contatti e lui era in giro che si divertiva e mangiava e beveva. Mangiavo e bevevo, no. Vabbè, adesso mi porti a fare la spesa. Sì, perché se no non Adesso mangiavo. andiamo a fare la spesa, dopo andiamo in spiaggia. Vediamo se riusciamo a fare un bagnetto. Sì, no, lo Che facciamo poi non lo io. sapete, ma Antonella è una gran nuotatrice. Dopo vi farà vedere. Già si è persa, sa, non si Andiamo al mare da ricorda un'altra se parte. il mare è di qua e lei diceva che il mare era di là. Come solito, orientamento zero. Esatto. Adesso andiamo a cercare a fare la spesa, ma mi sa che non è vicino. Mi Ma ricordo che quanto non tempo ne abbiamo? c'è da Camminare, camminare un camminare. po'. Sono Adesso stata andiamo a due vedere. giorni seduta e adesso devo camminare. Andiamo a vedere cosa troviamo. Abbiamo da fare Là c'è anche il mare, praticamente 2 minuti a piedi dall'area sosta questo. sei già in Sì, spiaggia. sei già in spiaggia. Comunque ragazzi si respira un'altra aria, si vede che non siamo ad agosto. Più tranquillo. Abbiamo trovato un supermercato da AEO, ma è chiuso perché il signore ha detto che siamo già quasi a fine stagione. Siamo a metà settembre. Forse ne abbiamo trovato un altro qui. Forse c'è questo qua, guarda. Vino sfuso, Krai. C'è questo del Krai. Vediamo un po'. Sì, anzi, c'è questo qua. Market. Apro le 11:30, no, non ci credo ragazzi, cioè, peggio che in Messico, apro le 11:30, peggio che in Messico, Anto. Boh. Alla bellezza di 2500 passi non ho trovato ancora un negozio per fare la spesa. Forse abbiamo trovato qualcosa, c'è un mini market. Vediamo. Nada, neanche questo va bene perché sono russi e Cioè, il almeno voglio prosciutto prendere il crudo prosciutto non penso che crudo. lo troviamo nel supermercatino russo. C'è tutto quello che volete tranne il cibo. Tanto. Sì. Tutto tranne il cibo. Un altro AEO. Se anche questo è chiuso, sarà meglio che ci facciamo aiutare da Google a cercare il supermercato. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato. Le piadine per il bambino. Che Gabriele ci ha chiesto le piadine della Romagna. Prendiamo il pane. Che schifo. È bello, Lidl è Lidl. Alla fine da mangiare non abbiamo preso niente perché è proprio un supermercato scrauso. Abbiamo preso solo i tovaglioli, i fazzoletti, le piadine e poi basta. Basta. Tu. Vediamo se qua siamo più fortunati. Pane fresco, formaggi e affettati. Vediamo un po'. Tanto vuoi un'anguria? La porti te al camper però, eh? Anto, la porti te al camper l'anguria? Vabbè ragazzi, praticamente la signora ci ha detto che qua è già tutto morto, è già tutto chiuso e bisogna andare a Cesenatico, ma questo non siamo a No, siamo alla Cesenatico. frazione Valverde, Ah, siamo in una davanti al frazione. mare. E niente, dopo guardiamo su Google al limite, andiamo col furgone. Siamo arrivati al camper, 8000 passi per comprare i fazzolettini Sì, e veramente, un po' passa. di frutta perché non c'è una mazza. Non c'è un Vabbè, cacchio. ci arrangiamo con quello che abbiamo. Anto ha detto che abbiamo ancora un risotto. No, riso Risotto, bianco, la i peperoni fagiolina. imbottiti, i peperoni Esatto, giusto, imbottiti. ripieni, ci arrangiamo con quelli, dai. Certo. Allora, stiamo andando in spiaggia.
Tanto ho detto, hai portato la telecamera così fai vedere a tutti come sembrava nuotare. Certo, come faccio i miei 2 metri, puccio e Poi ritorno. esce. Esatto. Vabbè, Urlando tutto il tempo, chiaramente. andiamo a vedere com'è, va. Arrivati al mare, eccoci arrivati al mare, lo ripeto perché magari all'inizio non la prende bene. Adesso Eccoci. cosa facciamo? Stiamo in libera o prendiamo l'ombrellone? Vuoi fare? Sto anche qua. Siamo anche Al qua. limite la prendiamo nel pomeriggio perché magari ti fanno pagare tutto il giorno. Abbiamo deciso di prendere le sdraio. Oggi Almeno siamo c'ho signori. l'ombrellone. Anzi, magari mangiamo anche in spiaggia poi però Bravo, magari mangiamo mangiamo se c'è da stasera. mangiare qualcosa. Sì, vedo piadina, pizza, tosta. Ah, ecco. Grazie. Prego. Eccola lì l'Antonellina. Mi ha mollato lì, oh. E molla lì e basta. A posto lei, a posto tutti. Ma che pirla che c'è. Cosa? Ma ha detto, venga che le faccio vedere, che lì Ah. che chiacchieravi come sempre. Ok. Come sempre. Anto ha deciso di farsi un pulcino, vediamo cosa fa. Freddissimo. Deve essere in Norvegia. Dai, Norvegia, buttati. Buttati. Hai fatto il bagno? Quello è il tuo bagno? Dai, dai, vieni avanti. Riesci anche a cadere. Non ci posso credere. Hai visto che ce l'hai fatta? Ecco, già finito il suo bagno. Non ho parole. Vabbè, tra un po' andiamo a mangiare, va. C'ho un po' fame io. Tu Sì, no? io no, però Vabbè, dai, mangio. proviamo a mangiare qua, Bagni Matteo. Vediamo un po' com'è. Anto ha preso le tagliatelle con le zucchine e i gamberetti. Perché voglio stare in dieta. Perché vuole stare. Io invece ho preso una piadina normale, prosciutto crudo e formaggio, Non lo mangia. Noi squaccherone. Cosa? siamo noi. Eh Cosa hai sì. detto, Anto? Che la piadina l'ho mangiata ieri. Eh beh, va bene, aspettiamo. Esatto. Io sono golosa, La sai, fai te? assaggiare? Sì, anche perché mi sembra che oggi sia il nostro anniversario di matrimonio. Ma io non mi ricordo quando ci siamo Ecco, tua mamma si sposati. ricordava, mi manca molto tua mamma. Mia mamma segnava Segnava tutto. tutto, invece noi no, proprio. Non mi Vabbè. ricordo neanche quando ci siamo sposati. Ragazzi, guarda che bel bicchiere di grappa. Quasi glielo rubo. Cioè, ragazzi, non voglio dire, ma è mezz'ora che è al telefono con la nostra amica. Allucinante, cosa si dovranno raccontare non lo so. Mare, ciao ciao. Non sono mai stato in spiaggia così tanto come oggi, la prima volta. Anto, è la prima volta che sto in spiaggia così tanto. Io al massimo dopo 2 ore devo scappare. Siamo arrivati che erano le 11. E sono quasi le 5, record. Ragazzi, sbaracchiamo tutto, torniamo a casa, torniamo alla nostra casina. Anto? Tu sei contenta? Hai fatto il tuo congresso di 2 giorni sugli UFO? Sei a posto. Tu sei contento. Ok. Va bene. Siamo tutti Alla contenti. prossima. Ciao. Ciao. Dove fai? Ciao, l'Enrico ha appena rovesciato la caffettiera piena di caffè, Ha sporcato tutto e si è incazzato con me.